Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Facciamo insieme questa preghiera, ecco, chi non ce l'ha si unisca spiritualmente, proprio che ci aiuta a capire meglio quello che Dio ci sta dicendo e quello che Dio vuole realizzare in noi. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto fra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Ringraziamo il Signore che ci vuole donare la sua sapienza, ci vuole donare se stesso, ci vuole far partecipare alla sua vita, perché Dio ha infinita sapienza, Dio è super, infinitamente super fuoco. Ricordiamoci che la realtà di Dio è infinitamente al di sopra di tutto ciò che possiamo comprendere o dire, E di fronte a Dio tutto il creato è un nulla, come dice il libro della Sapienza al capitolo 11: Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia. Se tutto il mondo è come polvere sulla bilancia, quindi non conta nulla praticamente, figuratevi che cosa possiamo essere noi, Ricordiamocelo sempre bene questo. Vedete, al centro di questa liturgia, al centro di tutto, c'è la Trinità. Vedete, noi abbiamo iniziato questa messa proprio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alla fine, la Santa Messa si conclude proprio con la benedizione della Santissima Trinità e tutte le preghiere sono tutte elevate alla Trinità. Quindi vedete, tutta questa liturgia innanzitutto ci deve elevare alla Trinità, alla Super Trinità. La realtà della Trinità è infinitamente al di sopra di tutto ciò che possiamo comprendere o dire. Vedete, nel Vangelo di oggi si parla della carità. Ecco, la Trinità, Dio è carità, cioè è infinitamente super carità. Rendiamoci conto di questo proprio nelle lettere, nella particolare, la prima lettera di Giovanni si dice proprio questo: Dio è amore, no? Dio è carità. Ma da quello che abbiamo appena letto capiamo che in realtà, diciamo, super infinitamente Dio è super infinitamente carità. Quindi dobbiamo, vedete, imparare dalla liturgia a elevarci a Dio, la carità. Dio è super infinitamente super carità. E vedete, il Vangelo di oggi ci chiama a vivere questa carità. Vedete, io vi ho sempre spiegato, meno soprattutto negli ultimi tempi, ben distinto la carità, amore, perché poi vedete si parla amore, di amore, eccetera. Bisogna distinguere la carità, amore, dalla passione dell'amore, perché è una distinzione fondamentale. La carità di cui si parla qui, cari fratelli e sorelle, è partecipazione alla vita divina, è santità. La carità è un amore santo che ci fa vivere nella santità. La carità è una virtù, invece l'amore, come inteso normalmente, è una passione, c'è una differenza abissale. La carità è appunto un amore santo che ci fa vivere secondo i comandamenti. Avete sentito come Gesù insiste? Guardate che questo è fondamentale, Quando tante volte si dice, no, ma io posso fare quello che voglio, per dire, posso fare l'adultero, posso fornicare e poi vado a confessare rimanendo quello che sono. Ma se tu non vivi nei comandamenti, se tu veramente non vuoi camminare sulla via dei comandamenti, non hai la carità. La carità ti porta a vivere sulla via dei comandamenti, quindi se non hai la carità, tu non hai la grazia, non hai la vita divina dentro di te.
Se ti vieni a prendere la comunione, per dire, tu vieni a prendere la tua condanna, eh? Attenzione bene, vedete, la carità, come dice qui Gesù con grande chiarezza, avete sentito come dice? Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Vedete com'è chiaro? E poi guardate come dice, chi non mi ama non osserva le mie parole. Vedete, cari fratelli, chi ama osserva, non c'è niente da fare. Altro che vogliamo dire, ma tu sei un fariseo perché osservi i comandamenti. No, sei tu che non sai che cos'è la carità. Se tu mi dici fariseo perché io osservo i comandamenti, allora vuol dire che non hai capito niente, perché Gesù è colui che osserva pienamente i comandamenti. Ricordatevelo bene, attenzione, perché a volte veramente si possono dire delle assurdità, e a volte le possono dire queste assurdità proprio quelli che dovrebbero dire le grandi verità. Però dobbiamo, vedete, io vi dico sempre, la parola di Dio non è né mia né del Papa, del Vescovo, è di Dio. La Chiesa dura da 2000 anni, quindi noi sappiamo molto bene che cos'è la carità. Non è che c'è bisogno di qualcuno che ce lo venga a spiegare. Abbiamo avuto praticamente, non so se forse centinaia di migliaia, forse milioni di santi, chissà quanti martiri. Pensate che nei primi 3 secoli ci sono stati circa 12 milioni di persone che hanno dato la vita per Cristo, quindi possiamo pensare che abbiamo milioni di santi, Quindi attenzione bene, perché appunto, vedete, la carità non è la carità, diciamo, ma così è un amore, devi amare. No, 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 è una cosa ben differente, caro, cara sorella, caro fratello. La carità è l'amore di Dio che viene dentro di te ed è l'amore che ti fa santo e ti fa vivere secondo i comandamenti. Se non vivi secondo i comandamenti vuol dire che non è la carità, è inutile che ci vogliamo illudere. Vuoi rimanere nell'adulterio, ma si vede che non c'è la carità. Vuoi rimanere nella fornicazione, non si vede che non c'è la carità. Non c'è niente da fare. Io vi dico queste cose perché sono le cose che oggi si mettono più in rilievo. Vuoi vivere l'omosessualità praticata? Non hai la carità, è inutile che ci vogliamo nascondere. Cioè, vedete che alla fin fine o è bianco o è nero, Non è che ci sono mille, diciamo, mille sfumature. Alla fine o stai con il Signore, vivi i comandamenti, vedete come dice qui Gesù. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, è inutile che ci vogliamo nascondere, È inutile che ci vogliamo nascondere dietro a un dito, è assurdo. Quindi vedete, la parola di Dio è chiara, la carità è questo, Perché Dio, vedete, perché abbiamo detto che Dio è super infinitamente carità, è santità, cari fratelli. La carità non è una parola, è vita. È vita, cari fratelli. E io, come vi dicevo, la carità non è uno scherzo. La carità ti rende pronto a dare la vita per Cristo. Lo dice, lo diceva San, lo dice la dottrina, lo diceva in particolare Sant'Ignazio di Antiochia. Diceva, se noi non siamo disposti a seguire Gesù nella passione, a dare la vita per Lui, non abbiamo la carità. Quindi vedete, quando noi facciamo la comunione in chiesa, dobbiamo renderci conto che la comunione significa questa, che la carità di Dio è in noi e quindi siamo disposti a dare la vita per Cristo, siamo disposti a perdere tutto per Cristo. Questa è la carità, perché altrimenti se non abbiamo la carità non possiamo ricevere l'Eucaristia. Ripeto, se tu non c'hai la carità e vuoi venire a prendere la comunione, tu prendi la tua condanna. Ricordatevelo bene questo, E quando ci confessiamo, vedete, siamo in peccato grave, attraverso la confessione dobbiamo entrare nella carità, Dobbiamo entrare nella carità. Per confessarsi si richiede la contrizione. I sacramenti non sono il giochetto, non sono un giochetto umano. Vedete che io vi parlo sempre di questo Dio, infinitamente super Dio. Quando vi andate a confessare, è infinitamente super Dio che interviene. Se vi confessate bene però, perché se uno si vuole confessare rimanendo nel peccato grave,
Non c'è assoluzione lì, attenzione, io come sacerdote, un altro, possiamo darvi l'assoluzione, tutti i sacerdoti, il Papa, Vescovi, eccetera, eccetera. Il peccato ti rimane addosso e tu continui, se stai in peccato grave, continui ad andare verso la dannazione eterna. E attenzione bene, inutile che ci vogliamo nascondere, perché? Perché i comandamenti sono di infinitamente super Dio e io sono ministro di infinitamente super Dio e ti devo far camminare sulla strada di infinitamente super Dio, non sulla strada così, una buona strada umana, eccetera, eccetera. È la strada di Dio, non la strada degli uomini. Quindi attenzione bene, rendiamoci conto, l'Eucarestia è Dio che viene in noi, non per giocare, ma per trasformarci, cari fratelli, per farci vivere nella carità, per farci dare testimonianza. Attenzione, attenzione, perché, ripeto, a volte entra questa idea che va bene, va bene, va bene, no, ma Dio è misericordioso, va per rimani nel peccato, va bene, no, non va bene, non va bene. Dio è misericordioso, infinitamente super misericordioso, tra l'altro, noi cerchiamo sempre, abbiamo detto, di ridurre i nostri concetti, soprattutto quelli di Dio, ridurre al nostro no, ma Dio è misericordioso. Prima di tutto è infinitamente super misericordioso, quindi già supera tutte le nostre, no? Già supera tutte le nostre, diciamo, riduzioni. E poi Dio è infinitamente super giusto pure, è inutile che ci vogliamo nascondere, Quindi ripeto, qui stiamo facendo cose serissime, attenzione, perché poi se noi vogliamo giocare qua, poi c'è un giudizio dove non si gioca, cari fratelli, non si gioca quando c'è, se andiamo al giudizio, Ricordatevelo bene, quindi apriamoci alla luce di Dio, camminiamo sulla via di Dio, facciamoci santi e appunto camminiamo sulla via della vera carità. Ricordatevelo bene, la carità è legata ai comandamenti, e ditelo queste cose, diffondetele a chi sia, perché tante volte non è chiaro questo, e Dio non voglia che non sia chiaro anche presso qualche sacerdote, presso qualche persona che deve insegnare. Purtroppo, cari fratelli, tante volte si sentono delle cose molto, no? Si possono sentire anche da parte di sacerdoti, a volte esegeti, a volte si possono sentire cose molto strane. Attenzione, voi non dovete seguire il sacerdote X, il sacerdote Y, il vescovo X, il vescovo Y. Voi vi dovete fare dovete imparare le cose dalla sana dottrina. Ecco perché io vi dico sempre, San Tommaso, il Magistero, quello che ha detto il Papa, eccetera, eccetera. Perché, vedete, poi ecco oggi quello che dice il Vangelo, ma quello che dice il Vangelo e quello che vi ho detto è quello che dice San Tommaso, è quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice precisamente quello che vi sto dicendo, che la carità è unita alla vita secondo i comandamenti. Perché, cari fratelli, d'altra parte, Dio ci ha dato la sua parola, perché? Perché si era stancato di stare da solo e voleva parlare con noi. Ci ha detto un po' di parole così perché si era annoiato. Dio ci ha dato la sua parola perché la viviamo, la sua parola, cari fratelli. Attenzione bene, rendiamoci conto di queste cose e impegniamoci a vivere secondo questi insegnamenti. Perché poi, quando arriveremo davanti al Signore, vedete, il Signore ci esaminerà su questo, Ci esaminerà sulla vera carità, vedrà se in noi c'è veramente la grazia di Dio. E vedete che la grazia di Dio e quindi la carità si realizzano come partecipazione alla vita trinitaria. Vedete, qua si dice, chi accoglie i miei comandamenti, questo è colui che mi ama, eccetera, eccetera. Guardate, Gesù ci dà degli insegnamenti altissimi in una forma molto semplice. Vedete che questo amore di cui parla Gesù, quando dice se uno mi ama osserverà la mia parola, questo amore che è la carità, è vita trinitaria in noi. Vi rendete conto?
vita trinitaria in noi, non è un amore così, diciamo, come appunto tante volte si può pensare, è la vita trinitaria in noi, vi rendete conto? Quindi noi dobbiamo accogliere questa vita, siamo chiamati a viverla, questa vita, accoglierla in particolare attraverso i sacramenti. L'Eucarestia ci dona la vita trinitaria. Vedete che io tante volte mi dissi quella parola, Dio si è fatto uomo per fare dell'uomo un Dio, per farci partecipare alla vita divina trinitaria. Questa è la nostra salvezza, e la nostra salvezza si compie nella vita trinitaria che Dio ci vuole donare, ma che noi ci dobbiamo impegnare a vivere, cari fratelli. È un dono così grande questo, cari fratelli, la vita trinitaria. Dio ce la vuole dare, però noi dobbiamo aprire il cuore e ci dobbiamo impegnare a liberarci da tutto quello che invece, come abbiamo detto ieri, ostacola la vita trinitaria. Quando io faccio un peccato grave, l'abbiamo spiegato ieri, no? Vi ricordate? Che succede? Io metto un ostacolo, la vita trinitaria non arriva più nella mia anima. È come se io, vedete, adesso c'è la finestra che permette alla luce di entrare. Se io ci metto una tenda scura non si vede più niente, la luce non entra. Così per noi. Dio vuole entrare nella nostra anima, ci vuole donare la grazia, eccetera. Ma se noi mettiamo il peccato grave non permette alla grazia di Dio di entrare in noi. Devi togliere il peccato grave, non puoi stare, vedete come dicevamo, no? Non puoi venire a prendere la comunione se sei in peccato grave. Se vuoi rimanere in peccato grave non ti puoi confessare. L'assoluzione che ti dà il sacerdote se rimani in peccato grave è un'assoluzione nulla, invalida, cari fratelli. Per questo non ci dobbiamo illudere. Magari c'è quello che dice, vabbè, ma io trovo il sacerdote, il vescovo, chi vuole? Potrebbe essere anche il Papa che mi assolve, che ha detto che io posso essere assolto anche se rimango nel peccato grave. Caro fratello, questa è una grande illusione. Perché appunto la Chiesa, la parola di Dio, va sulla strada opposta. Dio va sulla strada opposta. Tu ti devi convertire, se no quell'assoluzione non serve a niente. Perché la soluzione che vale non è dell'uomo, è quella di Dio attraverso l'uomo. Se io come sacerdote ti assolvo, ma Dio non ti assolvo, a te che cosa ti serve? Non ti serve a te, non mi serve a me. Perché tante volte io mi danno proprio dandoti la soluzione che non ti devo dare. E se ti do la soluzione non vale niente se non ti converti. È inutile che ci vogliamo nascondere. Ed il Signore ha fatto un meccanismo perché sapeva che ci sarebbe potuto venire qualcuno che voleva cambiare le carte in tavola. Ma le carte non le puoi cambiare, ti puoi illudere. Ma l'illusione ricade su di te per la tua dannazione più grande. Perché tu ti sei illuso, ti prendi la comunione e fai sacrilegio, capite? Doppio peccato, il demonio è contento, cari fratelli. Ricordatevelo questo, ditelo alla gente, è quello che vi dico, non me lo sono inventato, ci sono i concili, ci sono documenti. Guardate, cari fratelli, proprio c'è stato il Concilio di Trento, ci sono state affermazioni assolute fino 2014 c'è stata proprio anche sotto questo Papa, la Congregazione per la Dottrina della Fede disse, un divorziato risposato, ma questo vale in generale, no? Se non si propone seriamente di non peccare più, non può ricevere i sacramenti. E quello vale per il divorziato risposato, vale per chiunque vive nel peccato grave. Quando ci confessiamo, noi facciamo, dobbiamo avere il dolore per il peccato, proposito di non peccare più, scusate, dolore per aver peccato, odio al peccato, proposito di non peccare più, non peccare più, cari fratelli, questa è la realtà. Vedete, ma questo no, ripeto, questa è la dottrina della Chiesa, questi ci sono i concili, concilio ribadito ogni volta, quindi per dire, vuoi, alla fin fine, se vuoi essere tu il sordo, certo si sa, no? Non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire, però quando arrivi a Dio non potrai dire ma io non ho sentito, che il Signore lo sa molto bene come stanno le cose. Quindi attenzione a non illuderci, perché
l'illusione poi sapete che ha dei brutti frutti, no? Perché poi quando andremo davanti a Dio, poi il Signore ci chiederà, no? Dice: io ho dato una legge. Chi era? A chi ho dato il permesso di cambiare la mia legge? Che sono? Mi sono duplicato? Che c'è qualcuno che si chiama Dio in questo mondo? Che si chiama Trinità? Eh? Che c'è qualche altra Trinità? Si è moltiplicata la Trinità? Allora uno dice una cosa, un altro dice un'altra. Facciamo appunto, no? Uno dice una cosa, uno dice no, cari fratelli, attenzione alle illusioni, eh? Attenzione alle illusioni. Bene, il Signore ci aiuti proprio a essere veramente nella verità, nella vera, vedete, nella vera carità. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora eleviamo le nostre preghiere al Padre per Cristo nello Spirito Santo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutta la Chiesa Santa di Dio, perché camminiamo tutti sulla vera via che conduce al cielo. Preghiamo. Preghiamo con grande fiducia in questo momento per tutti coloro che vivono nel peccato, per coloro che si vogliono illudere, perché è chiaro che tante volte è bello illudersi, no? È bello rimanere nel peccato, illudersi di essere salvati, eccetera, eccetera, ma poi c'è un brutto risveglio quando andremo davanti al Signore. Preghiamo perché il Signore converta tutti gli uomini che vivono nel peccato, li liberi da ogni illusione. Preghiamo. Preghiamo con grande fiducia in questo momento perché il Signore doni alla sua Chiesa santi sacerdoti, ferventi religiosi, ma anche sante famiglie che vivano e diffondano la verità di Cristo. Preghiamo. Preghiamo in questo momento per tutti coloro che sono defunti in Cristo, in particolare per la nostra sorella Angela, perché il Signore apra loro le porte del Santo Paradiso. Preghiamo. E preghiamo perché Dio infinitamente onnipotente converta, tocchi i cuori, ma anche compia miracoli, segni, prodigi in noi, intorno a noi, nel mondo intero, perché gli uomini vedano la potenza di Dio e credano al suo amore. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per le meraviglie che hai compiuto in Cristo e nei santi e per le meraviglie che vuoi compiere in noi, meraviglie di santità, meraviglie di vita secondo la parola di Dio. Per questo ti ringraziamo e ti benediciamo per Cristo nostro Signore.